E poi di nuovo, ragazzi, la rifacciamo. Mauro Casalino, vi presento. Di artist freelance, vengo da Pagani. Qualcuno conosce Pagani? Nessuno? Non mi scrive assolutamente, perché è un paese di 34.000 anime, a circa 40 km da dove siamo ora, e siamo un paese sì, rurale, e se diciamo la parola delle galline non chiedetemi perché lo dire dopo, e ci piacciono le galline, punto. Questo no? Ok, vado prima sangue. E il vino, come l'ho messo, perché sono comodo. Sono comodo, eh? Forse qualcuno di voi però mi conosce per la mia attività come admin del popolo di Blender, che siamo la seconda comunità su Facebook italiana. Abbiamo realizzato video, interviste, se non ci conoscete seguiteci. L'ha creato Masha Bazueva, e poi ci sono altri quattro colleghi insieme a me, Lucia, Alessandro e Umberto. Abbiamo fatto tanta bella roba, ultimamente sono stato meno attivo su questo fronte, ma penso che ritorneremo. E intanto vi ringrazio perché fanno davvero un lavoro straordinario, ragazzi. Questo è. Sono io un po' di tempo fa, c'è pure una ragazza che sta qui con me. Quando ho cominciato a mettere mano con il 3D, no? Diciamo in generale con tutta questa roba qua. Non c'era una direzione, non c'era l'idea dell'arte digitale, non c'era l'idea degli strumenti, no? Allora pure per parlarvi oggi, no? Il titolo di questa presentazione si chiama I nuovi strumenti dell'arte digitale, cercherò di raccontarvi un po' la mia esperienza e il mio approccio con questo tipo di strumenti, che è totalmente autodidatta, totalmente folle, così, come mi sveglio la mattina così li uso. E quando abbiamo iniziato avevamo il sogno di fare un videogioco, ok? Eravamo chiusi in una stanzetta, non avevamo un euro, e qualcosa lo abbiamo combinato con tantissime difficoltà, non era male, Adriano, non era male. Poi è nata l'avidità, la curiosità, volevamo fare, abbiamo realizzato due giochi di Delostini, ho cominciato a lavorare per la New Format, che è una società di Berlino, con cui abbiamo lavorato per Listone e Giordano, Super Show, Dr. Martins, questa è stata la campagna di Milano del nuovo Dr. Martins, abbiamo curato completamente noi, abbiamo lavorato per la UAD di Londra, per l'Accademia del Fashion Show, questa è una borsa così che era carina, una borsa MSCM, e ci sono pure altri due video, se li va, sono veramente corti, che abbiamo realizzato, per altri due clienti molto importanti, le cose. Aspettate. Questo è uno. Questo è per la terra di questa. Poi in questo caso qua mi sono occupato tutto io anche delle scene, dello shading, della modellazione, delle animazioni. Tutto realizzato con Blender, dall'A alla Z. Non c'è manco la vostra produzione di qualche altro programma. Questa è la presentazione di una giacca autoriscaldata. Questo è lo shader procedurale, per esempio quello di prima che ho usato 10 metri nudes, che era proprio all'inizio. Abbiamo fatto delle cose molto interessanti, forse uno dei clienti più importanti per cui abbiamo lavorato è stato Bulgari. In questo caso qui io mi sono occupato solo della relazione, però. Tra l'altro è divertente, questa fonte che ce l'ho passato loro non c'aveva la Z. Abbiamo dovuto ricostruire, non so che era lo scorso di Google, su tutti i social. Ah, carino, no? Eccoci qua, quindi avevo detto questo, quindi ho fatto questo, tutta questa serie di lavori grandi e poi è successa una cosa molto semplice, burnout, cioè a un certo punto di rifiuto totale di tutto quello che avesse a che fare con un computer e soprattutto con Blender, con 3D, non riuscivo più a trovare quella fiamma che avevamo all'inizio chiusi in una stanza
E nonostante per due anni, tre anni, abbiamo mai concluso niente, noi eravamo tutti i giorni a farlo, capito? È una cosa incredibile, cioè io non riuscivo più, avevo perso il nesso con la realtà. Non è stata soltanto una questione del lavoro, perché poi il lavoro ti dà quella soddisfazione anche, diciamo, dice, ah cazzo, qualcosa lo so fare, no? In qualche modo. Era più una necessità di espressione, ok? E quindi ho cominciato, senza manco troppa volontà, insomma, volontariamente a creare delle illustrazioni con un protagonista, un astronauta. Queste sono alcune illustrazioni che ho fatto. Una delle cose più belle è che ho riscoperto il piacere di scrivere, perché ad ogni illustrazione di queste io collego in qualche modo una sorta di poesia, un racconto, insomma. Questo è stato tutto più o meno su Instagram, se mi seguite dopo vi lascio qualcosa. Questa si chiama Tempo. Questa è un omaggio alla Guernica. Ma no, do dei nomi semplici. Metto più di qua. Ah, no? La strada è sempre lo stesso, vedo. Questi sono gli ultimi quasi che ho fatto. Questo si chiama L'amore. Avrei avuto più like con questo. Infatti scende complesso, ho fatto una cosa, ho messo un'ora e mezzo, forse dopo. È sempre così. E questo è proprio così, diciamo, più o meno la penultima che ho fatto, diciamo, vuol dire. Su cui poi sto cercando anche di fare altro, perché parallelamente a questo burnout, quindi a questo rifiuto totale, con cui riuscivo a stare a PC e fare solo sta roba qua, ho cominciato a cercare pure un'altra cosa, perché nella mia esperienza ho collaborato sempre con 3D Artist, cioè io ero in qualche modo il tecnico, o quello che seguiva la relazione, o quello che risolveva il problema. Difficilmente trovo lavoro creativamente, ok? Diciamo che è più facile trovare lavoro come modellatore, diciamo, se sei bravo. E allora ho cominciato, mo cambio direzione, provo a parlare con un altro tipo di artisti, ok? Allora ho cominciato a cercare musicisti, a cercare pittori, disegnatori, con cui casomai potessi aggiungere quello che faccio a quello che fanno loro, si creasse una contaminazione, no? In qualche modo. Vi ho fatto una premessa su Pagani, perché non è facile pensare una cosa del genere a Pagani, è veramente molto complicato, soprattutto trovare ragazzi che in qualche modo ci provano e ci credono. E allora, insieme a degli amici, ho avuto la fortuna di incontrare, questa è la semplicità della creazione, cioè nel momento che capisci che puoi creare, secondo me capisci che non hai limiti, qualsiasi cosa può succedere, soprattutto nel 3D. Comunque, insieme ad alcuni amici creiamo un'associazione culturale che si chiama Spazio 10, che ha come scopo, come obiettivo principale, quello di dare spazio a chi non ne ha. Ok? Cioè, nel senso che nella nostra comune mentalità il numero 10 nel calcio è il campione, no, Maradona, no, per esempio. Però tutti questi bambini si mettono la maglia di Maradona perché vogliono diventare come Maradona. Però secondo me dobbiamo anche in qualche modo dire che possono diventare Maradona, non proprio Maradona, però possono essere, non so, Ciubaresi, Numardini, non è che onorevole, capito? Cioè siamo tutti 10, cambia il sostanzialmente il discorso, perché lo sai già, non è che c'è bisogno di mettere una maglia, in qualche modo se hai qualcosa da dire lo devi dire. Quindi abbiamo cominciato a dare spazio a questi artisti, a fare eventi del genere, e io in particolare mi sono occupato della comunicazione. E quindi, venendo da un background di 3D, ho cominciato a sperimentare di tutto, perché diciamo che quando fai eventi, che è quello più o meno quello che facciamo, la gente ti chiede la locandina, no? Dice, metto una data, una cosa. E a me non è che mi piaceva questo fatto della data, della cosa. Mi piaceva dire alle persone, non vieni. Cioè, quello che secondo me poi è un grande problema che ho riscontrato con la pubblicità, è che ti dice compra, ok? Cioè non mi dice, cioè ti vuole inventare un perché devi comprare, ok? Cioè la faccio la pubblicità a Bulgari, ti fa capire che l'anello è pieno di possibilità, ma è l'anello, capite, alla fine. È la tecnica della comunicazione, non c'è niente di male questa cosa qui, Però io volevo dire una cosa diversa, cioè volevo parlare con un pubblico, cioè volevo dirgli se tu vieni da me, questo è quello che trovi, quindi meglio che ti fai l'idea prima, non è che poi vieni e dici non è bello, no, meglio che ti faccio capire meglio prima come funziona. E ho realizzato alcuni video che vi ho portato come esempio di questo, di questa combustione, diciamo.
sono dei semplici reel di 30 secondi massimo. Questa è stata la festa di Halloween in cui abbiamo unito musica tradizionale e musica barbarica. E questo c'era il sospetto, perché poi alla serata c'erano degli specchi su cui tu potevi disegnare, potevi colorare. C'era una canzone che avevo parlato in buio, e quando c'è segnato il male, prendavamo pure lo scuro, canta pure se non c'è stato. Sguazzare un po'. E allora canta con mezza me, quando la pensa, ma io quando poi dice, canta pure su lì, mentre ho aperto per il nastilino. E senta voce a tua, pure se non gusta con me, e ci muore un'altra volta, ci muore un'altra volta. Allora, questo è l'artista che veniva a suonare, e c'era questa canzone sua che era molto bella, stiamo cantando un mesaviglia, si chiama, circa, un artista giovane, sta uscendo nuovo adesso, e in questo caso qui è dove ho raggiunto, secondo me, la fusione che volevo io, cioè ho preso le parole di una canzone e gli ho tolto la melodia. Ok, e ho messo per immagini, con la mia capacità in qualche modo visiva, ho costruito per immagini quello che significasse in qualche modo quella strofa. Cioè io non ti faccio sentire manco la musica, ti faccio capire che cosa ha da dire lui, però, capito? In una situazione, quindi ho raccontato con un'immagine semplice, una pioggia, non è che ci vuole, che poi è anche la velocità che fa la differenza in queste cose qua, contenuti sempre veloci, no? I social chiedono questo. E poi sono arrivato a quello successivo perché poi il 3D è cominciato ad essere un po' pesante per i tempi, allora ho cominciato a sviluppare anche fotografie e video e quasi è proprio ampliata la mia immaginazione. Tu da quando sei lontana vedi la luce nei giorni bui, sembri stare meglio, sei cambiata, bello il nuovo look, brutto il nuovo lui, e tutto quello per cui si lottava non lo rifai, sei cresciuta. Da quando è l'odio che nutre l'ego, che te ne fai dell'amore cresciuto? Piacciono? A me no? Sì? Un applauso. Allora, qual è il punto? Qual è il punto? Quando mi sono messo davanti a questo tipo, cioè quando mi hanno richiesto per fare la regola di qui e volevo parlare di quello che in qualche modo mi rappresenta, perché sono un artista digitale a 360, cioè faccio foto, video, grafica, 3D, ormai faccio qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa capiti, e ho aumentato il parco software a mia disposizione, e si è ampliato N volte, cioè io non ho mai avuto paura di imparare un programma nuovo, no? Perché mo sta un po' questo mostro, questo boss finale che regge intorno a noi, no? Che si chiama un po' intelligenza artificiale, no? Avete sentito parlare, immagino. Però ho avuto più paura di non avere un'idea. Cioè, mi ha fatto molto più paura un foglio bianco, capito? Che aprire, penso, un programma nuovo, che più o meno alla fine, quelli sono i comandi, no? Allora, andiamo a questo mostro qua. Chi pensa che ci toglierà tutto? Chi pensa che sarà la svolta, la rivoluzione, no? L'opportunità, certo. Poi sta pure che non dice mai niente, come al solito, perché sta pure l'ignavo, esiste sempre. Allora, vabbè, si doveva parlare di IA oggi, perché secondo me il tema centrale più interessante è questo qua, cioè nel senso che in qualche modo comunque cambierà quello che facciamo. Allora mi ci sono rapportato come ho fatto sempre nel mio percorso, cioè con questa curiosità e anche un po' di paura. È il primo impatto che ho avuto è stato quello con ChatGPT, che l'ho amato dal primo momento, ci sono fatti delle chiacchiere infinite, cioè come avere una persona sempre a disposizione, digli cose, lui ti dice delle cose serie, capito, che ti fa anche pensare in qualche modo. Poi ho giocato un po' con Midjourney, che adesso è a pagamento, quindi non l'ho usato per l'esempio che vi sto portando oggi, ho usato Leonardo.ai, che è un'altra IA che sto uscendo fuori, che crea immagini, e appena l'ho vista, ho detto, vabbè, facciamo così. Vediamo chi è più forte, ok? Cioè, vediamo dove arrivi, se arrivi dove sono arrivato io. Questa è l'immagine, l'ultima immagine che ho realizzato, che si chiama Resistenza, che sono questi due astronauti, quindi se stesso, no? La guerra con se stessi, cioè, che secondo me è la grande guerra che combattiamo ogni giorno, ognuno di noi, è quella con se stessi, non col mondo esterno, proprio noi, da tutte le nostre parti. E allora ho detto, vediamo lì a che dice. Gli ho detto, disegnami la resistenza. E mi ha fatto questa cosa, che comunque sembra resistente, non lo so.
a qualcosa, ai flumini sicuramente. Disegnami la guerra con se stessi. E qua ci siamo, eh. Qua è un po' ci ha preso, no? Qualcosa ce l'ha detto. Poi ho detto proprio semplice, lineare, due astronauti che combattono. Comunque non c'è una differenza, ma non so in che termini. Comunque non ci toglie l'altro, cioè solo resistenza o. No, solo resistenza, solo così, proprio semplice. Semplice, sì. Poi due astronauti che combattono. E poi adesso andate che si baciano, che ha fatto tutte e due donne. Questa cosa l'ho messa così come extra, perché era interessante, che non so perché. Questa è la domanda che mi sono fatto, perché tutte e due donne? Non è che sia brutto, però è pure molto bello, secondo me, come immagine. Questo è stato un sito del lingua, strano. A un certo punto questa discussione, che è un po', secondo me, un po' come discutere con un amico, in qualche modo, comunque parlargli e cercare di fargli capire quello che hai tu nella testa, perché non è semplice far capire all'altra persona, figuriamoci a un computer. Mi è accesa una lampadina, avevo un'immagine in testa da mesi, che non riuscivo a realizzare per tempo, un po' perché... Quando lavoro a queste illustrazioni qua, io me le immagino già, diciamo, in qualche modo. Poi, ovviamente, ti ci metti vicino a farle e cambiano n volte, se capita a tutti. Però c'è questa immagine in testa che faceva più o meno così. Un astronauta in una foresta, ok, sembra l'astronauta, sembra così, sono ripetitivi. Un astronauta in una foresta con un occhio che piange sullo sfondo. Questa era. Poi vi faccio vedere cosa mi ha dato. Fantastica, no? Era come veramente immaginavo, cioè io me la immaginavo in questa prospettiva qua. L'unica cosa che differenziava dalla mia testa è che io non sapevo come piazzare l'occhio sullo sfondo, perché un occhio così realistico è un po' inquietante. Lui ha creato addirittura un involucro per giustificarlo, ok? Questo non so neanche dove voglio arrivare con questo discorso, però in qualche modo io sono riuscito a comunicarci, cioè lei era nella mia testa, io ero nella sua testa, cioè io sono riuscito a dirgli quello che voleva e mi ha dato qualcosa, ok? Qualcosa che mi rispecchiava. Quindi quello che vi voglio dire è che non vi devono assolutamente spaventare i nuovi strumenti digitali, ma come non vi deve spaventare niente nella vita, perché non lo so che succederà. Cioè, non so da mo' a 5 anni se effettivamente saremo tutti a digitare dei prompt, non so neanche che differenza farà proprio nella società, perché è tutto un divenire, ma la tecnologia sua è primordiale secondo me. Però io so che la differenza la facciamo noi anche quando comunichiamo con un computer. Che stai? Siete dai, ce l'ha detto ChatGPT, ragazzi. Discorso scritto e mi ha aggiunto questa cosa alla fine, davvero, cioè mi ha aggiunto questa cosa alla fine, ci trovo, no, per forza, al momento. E poi giusto un po' di pubblicità, se volete seguire su Instagram c'è un QR code e altro, per domande sono qui.